Se invece di fare conferimento da ditta individuale a SRL faccio un affitto di azienda, è utile per risparmiare il costo della perizia di valutazione? Ok, ho voluto fare questa domanda essenzialmente perché voglio mostrare un meccanismo che effettivamente non sempre è stato, diciamo, chiaro e che porta ovviamente vantaggi e svantaggi, e sto parlando della perizia di valutazione. Ovviamente prima di parlare di questa cosa, praticamente voglio condividere con te un po' il contesto. Quando tu fai il conferimento da ditta individuale a SRL, ossia fai la trasformazione da ditta individuale ad SRL, praticamente tu devi mettere questi beni all'interno della società e hai bisogno di una perizia di valutazione, che tendenzialmente ti fa il tuo commercialista, ok? Che serve per quantificare il capitale sociale che andrà a garanzia dei terzi, ok? Quindi quando tu fai la trasformazione da ditta individuale ad SRL sei proprio obbligato, ok, a pagare, volendo, 2-3 mila euro più IVA al tuo commercialista, così lui ti valuta l'ammontare dei beni, che tendenzialmente può essere anche benissimo intorno ai 10.000 e più euro di capitale sociale, e quindi tu paghi lui come perizia, ma non versi il capitale sociale, perché tu già fai il conferimento della società. Bene. E quindi qualcuno può anche pensare di utilizzare, ad esempio, l'affitto d'azienda per, diciamo, superare il problema di non pagare, o meno il problema della perizia, quindi utilizzare l'affitto d'azienda per non pagare la perizia di valutazione. Quindi ti posso confermare che se tu fai l'affitto d'azienda puoi benissimo evitare di pagare la perizia al tuo perito e dire che questa cosa va bene. L'unica cosa è che anche l'affitto d'azienda comunque può avere dei problemi, ok? Cioè, non problemi, può avere praticamente delle controindicazioni, perché se tu dovessi effettivamente continuare in maniera continuativa a dare l'azienda in capo all'SRL, ok, tendenzialmente è sempre meglio fare in modo che la SRL possa avere l'azienda, e quindi prima o poi dovrai di fatto fare un conferimento. Quindi se tu devi per qualche, diciamo, anno dare la tua azienda da ditta individuale in un SRL, magari come test o in prove eccetera, può andare bene l'affitto d'azienda e quindi evitare di pagare una perizia al tuo commercialista, perfetto. E se invece comunque per te è importante poi nel lungo periodo comunque avere questa azienda all'interno di un SRL e quindi fare la trasformazione da ditta individuale a SRL, e di fatto sei quasi non obbligato, però ti conviene fare il prima possibile comunque sia il conferimento della ditta individuale nell'SRL pagando la perizia. Ok, perfetto. Prima di chiudere questo piccolo capitolo, voglio un attimo vedere i vantaggi di questa cosa qua, perché effettivamente qualcuno vede giustamente male il fatto di fare una perizia e quindi pagare 2-3 mila euro al proprio commercialista. Bene, che questa cosa è ovvio che può dare fastidio, però c'è anche un vantaggio, ossia è vero che quando io faccio il conferimento da ditta individuale ad SRL io ho una spesa in una perizia del proprio commercialista, però comunque ho il vantaggio che poi non metterò del capitale sociale all'interno della società, quindi io posso trovarmi con una società che ha un capitale 10.000, 20.000 o più, quello che è, quello che esce dalla perizia, senza dover mettere praticamente denaro liquido, ma mettendo essenzialmente la mia azienda. Quindi è ovvio che io posso pagare 2-3 mila euro al mio commercialista, se la mia azienda vale 30.000 euro, faccio per dire, è un esempio, o 10, 20 o 30, quello che è, io mi trovo che pagando di meno, in realtà mi trovo con un SRL che ha un capitale sociale maggiore. Ok? Perfetto. Quindi questo è il concetto che volevo condividere con te. Perfetto. Ehi, cosa fai? Sei ancora qui? Vai subito sul mio blog efficaciafiscale.com, dove troverai soluzioni fiscali specifiche per il mondo dell'SRL e strumenti contabili per guidare la tua SRL verso il successo. Ci vediamo dall'altra parte. Ciao, a presto!